Salve a tutti signore e signore, bentornati in Call of Duty Modern Warfare 2. Due. Adesso abbiamo una cutscene, ci vediamo fra qualche secondo. A fra poco. The Russians ain't gonna let this massacre go unanswered. It's gonna get bloody. Too right, mate. Now in the eyes of the world, they're the victims. No one's gonna say a word when the Russians club every American they can reach. Makarov was one move ahead. Now he's left thousands of bodies at the feet of an American. We're the only ones who know it was Makarov's op. Our credibility died with Allen. We need proof. Follow the shell. Alejandro Rojas. Never heard of him, sir. You know him as Alex the Red. He supplied the assault. One bullet to unleash the fury of a whole nation. Which means that he's our ticket to Makarov. Oh yeah. Salve a tutti e benvenuti nelle favela. Takedown, missione Takedown. Come sempre, Gianluca Rudin. Ecco, vediamo qui nel Brasile. Eppure non mi... Io non mi... Brasile? Dove sono i trans? Sì. Dov'è? Dov'è il trans? Non ce n'abbiamo nessuno però. Peccato. Guarda, guarda, guarda sta scena. Guarda, guarda quanto è trendy. Vediamo. Che... Rudin. Scrivicela. Che sta per su. Oh, oddio, il sangue. Oh mio Dio, oh mio Dio. Get down, get down. Get down. Infatti siamo... Chiamavo un cervello che è schizzato. Cos'è? Sì. Per fortuna non è il nostro. Quindi ancora la parte di inseguimento, ragazzi. La realtà aumentata non è ancora così aumentata. Qua stiamo nelle strade del... Non mi ricordo se è Rio de Janeiro. Forse Rio de Janeiro o Brasile. Comunque siamo in Brasile, Brasile. Sì. Almeno questo. Guarda, io dico Rio de Janeiro. Rio. La grande Rio. Il grande sono Rio. Sono l'uomo di Rio. Come l'uomo di Rio. L'uomo di Rio. Il mio compare di bevute. No, una... Come si chiama? È un corto con Peter Lorre e Steve McQueen. Sì, è un corto in cui insieme a loro beviamo della grappa al baretto. Quindi gente, sparate alle gambe a questo tipo. E vedremo adesso una citazione pinze ed una buona saldatrice. Citazione da Pulp Fiction. Tortura medievale in corso. Senti, scusami, ma quello non sarebbe contro le convenzioni di Ginevra? Ah, tecnicamente sì. quando si può emulare Pulp Fiction, perché ha controllare perché le convenzioni controllare internazionali le convenzioni. Scusami. Quindi ecco, questa è la favela. Questa missione verrà divisa in due parti. La prima parte cercheremo... La scuola là in fondo a destra abita Rudin. Guardate. No, no. Avete presente quell'uomo con la barba e le braccia a croce? Ecco, quello è mio padre. Ecco, quindi non commentare negativamente altrimenti. Ah, scherzo. Vabbè, Rudin, dai, raccontaci un po' questa missione. Quindi, questa missione si divide in due parti molto, molto cool, molto trendy. La prima parte ci vedrà nella base di questa favela brasiliana e dovremo combattere contro la milizia di Rojas. Rojas è il trafficante d'armi che ha... d'armi? Traficante? Che ma d'armi, ma di d'armi che ha dato praticamente le armi a Makarov per il massacro. Quindi pensavo fosse un contrabbandiere di merendine scadute. No, purtroppo... No, quello lo fa nel weekend. Ah, quello lo fa nel weekend. Quello lo fa nel weekend. Quello almeno lo fa per arrotondare. Scusami, scusami. La cosa che posso... qua dovete giocare questa parte del livello molto difensiva. Aspettate che per fortuna... Per fortuna non c'è tanto spawn system dei nemici, quindi fate un po' camperoni, camperate un po' e... Diciamo che lo dici questa parte per coprire i tuoi fail, giustificandoli col fatto che è difensiva. No, non... no, è una parte... È un... Udin, parla chiaro, parla chiaro. Non essere un ipocrita, no? Ipocrita? Chi? Io? No, no. Tu mi ferisci. Scherzi a parte, scherzi a parte. Sei su scherzi purtroppo... a parte. Purtroppo questa parte è molto difficile. I nemici arrivano sia dai tetti delle catapecchie sia dalle escono strade. Anche dai cessi delle case. Quindi come tutti siedi? C'è oddio. C'è il riflusso, no? Ti poggia la carta igienica. Purtroppo però qua ci sono soltanto Kalashnikov e sangue. Peccato. Quando serve della buona carta igienica non c'è mai. Niente. Quindi prima o poi i vostri alleati moriranno. Ah, ci sono civili di mezzo, Rudin? Sì, sì. Se sparate ai civili, fallite la missione. Quindi, ragazzi, non sparate ai civili. Sì. Non e perché non sia ganzo, ma perché non ci... Noi l'abbiamo fatta. Ah, questa è l'unica missione che io e Junks abbiamo fatto in cooperativa su Xbox 360.
Eh sì, perché e ci crederete o no, Junks ha avuto l'ultima kill. L'ultima kill, sì. È uno spray, non ha mai mirato per tutta la partita. Però gli ho parato il culo al Borrudin più volte. Sì. Io lo chiamavo, vieni a salvarmi, vieni a salvarmi. Ah, assisti Robin, arrivo. E poi partiva la musica di Momenti di Gloria, quel film. Na, 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 na. E poi uno con l'RPG bang. No, no. E poi siamo finiti sulla settimana enigmistica, la vignetta, no? Le ultime parole famose. Qua potete vedere me molto sexy. Molto Lara Croft. Lara Croft con due. Dove sono le tette? Mi dispiace, quelle mancano. È l'unica cosa che Lara Croft ha più di me. Davvero? Sì. Qua, se volete l'obiettivo, guarda mamma, senza mani. Senza mani? No, con due mani. Vabbè. L'obiettivo per Xbox. Qua c'è, praticamente vi chiede di ammazzare 10 nemici di fila con armi akimbo, cioè un'arma per mano. Questo è un buon momento in cui prenderla. Ah, tipo due lanciarazzi RPG per mano, non li. No, avresti bisogno di. Di un Master Chief. Di un Master Chief, tendenzialmente sì. No, ma manco Master Chief. Master Chief c'ha il lanciarazzi, però è doppio. Ah, è vero. Però è doppio. Scusami. Non si fa mancare nulla quell'uomo. Quindi, come potete vedere, ricordo sempre al Kalashnikov. Quanto intona cosa sta accadendo. Cioè, qua per riparare danni alle abitazioni. Ma manco. A malapena c'hanno soldi per mangiare. Manco il terremoto. Potete vedere parecchi tagli perché questa parte di. Perché Rudy non sa giocare, dovete scusarlo. Sì. Ora si è inginocchiato e sta chiedendo perdono. Ora vedrete praticamente che al sesto livello tipo passeremo a difficoltà recluta. Col trainer per l'immortalità. No, c'è Aimbot. Vediamo l'Aimbot. Walla. Aimbot e Warlock, gentilmente offerti dall'HCL Clan. Saremo i primi a essere bannati in single player. Sì. Odin, che carneficina. Ma poi i cadaveri che fine fanno? Scompaiono o restano lì? Non ci ho mai fatto caso, sinceramente. No, sì, scompaiono. Ah, bene. Quindi, schermo rosso, signori, oddio, schermo rosso. Oddio. Per fortuna non è schermo blu. Altrimenti. Anche se non sappiamo se il nostro personaggio è un nobile, perché se è un nobile e si tinge di sangue lo schermo diventa blu, no? È vero. Ma i puffi hanno sangue blu? Boh. Hanno sangue rosso, hanno sangue verde. Questo è il sondaggio della settimana. Votate. Commentate. Puffetta, che è un puffo creato da Gargamella. Sarà viva? Sarà un androide? Sarà un clone? Comunque, votate. Signori. Ah, abbiamo passato il grosso della parte della favela e ci dobbiamo cominciare ad andare su. Dobbiamo incominciare a risalire la favela. Qua io mi flasho perché sono ganzo. Aveva finito la coca e quindi, quindi mi devo flashare. Altro che spara flashamenti di Man in Black là. Ah, cosa? Qua attenzione perché incominciano i primi cani, che sono veramente cani una bastardi. Rottura di scatola. Quindi attenzione. Crick croc. Fa il collo del cane. A me piacerebbe se fosse dei chihuahua. Il mio sogno perverso è strangolare un chihuahua. Soprattutto quelli che. Chihuahua! No, non quei. Scusa. Comunque. Perché sono così. Soprattutto quelli che ti abbaiano contro. No, devono dimostrare che sono. Bestemmi. Che sono ganz. No, come gli Yorkshire. Attenzione qua che incominciano gli RPG, ragazzi. Quindi, se non volete un razzo sparato su per il deretano, state attenti. E ci vediamo alla prossima parte della missione, in cui risaliremo la favela. Alla prossima parte, sempre qui con Call of Duty Modern Warfare 2.